Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Se avete visto il video in diretta che ho fatto l'altro giorno, vi ricordate benissimo che avevo parlato della frutta martorana. Vi avevo fatto vedere anche gli stampi della frutta martorana e vi ho raccontato un po' la storia. Bene, adesso è arrivato il momento di andare a preparare l'impasto per fare la frutta martorana. Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono 500 g di farina di mandorle, 150 g di acqua, 150 g di glucosio, 500 g di zucchero semolato e 500 g di zucchero a velo. Poi ci servirà una bustina di vanillina e qualche goccia di aroma di mandorla. Già rispondo alla vostra domanda che sicuramente mi farete: c'è troppo zucchero? Sì. Cioè, lo zucchero è questo, la pasta di mandorla comunque è un dolce, dolce, quindi dolcissima, e non potete sostituire, non potete né togliere nessun ingrediente, comunque la ricetta è questa e queste sono le dosi e questi sono gli ingredienti che dovete utilizzare, anche del glucosio. Come vi avevo anticipato nel video, nella diretta, vi avevo detto che esistevano due metodi, il metodo a freddo e il metodo a caldo. Vi avevo detto che io preferisco il metodo a caldo perché quello a freddo comunque si impastano tutti gli ingredienti insieme e al palato, quando andiamo a mangiare la frutta martorana, praticamente sentiremo la granella di zucchero o anche la farina di mandorla, la granella di mandorla. Mentre il metodo a caldo, in pratica, essendo che si fa uno sciroppo e si porta questo sciroppo a 104 gradi, una volta messo insieme a tutti gli altri ingredienti, fa sì che si scioglie tutto, si amalgama tutto per bene e quindi otterremo un impasto bello liscio e senza trovare all'interno granelli di zucchero. Bene, dopo che vi ho su per giù accennato il tutto, adesso possiamo andare a iniziare a preparare l'impasto. Come prima cosa, all'interno del pentolino vado ad inserire lo zucchero semolato, e i 150 g di acqua. Con una marisa vado a mescolare il tutto. E vado ad aggiungere il glucosio, sciroppo di glucosio. Bene, portiamo tutto sul fuoco. Accendo la fiamma. E porto ad una temperatura di 104 gradi. Mi raccomando, munitevi di un termometro. Dovete misurare la temperatura in modo preciso. Per evitare che lo zucchero si attacchi alle pareti, vado a spennellare con un po' di acqua. In questo modo. E mentre che aspettiamo che lo sciroppo raggiunga la temperatura all'interno della planetaria, vado ad inserire la farina di mandorle. La bustina di vanillina, l'aroma di mandorle, mettiamo qualche goccia, anche mezza fiala, e adesso attendiamo lo sciroppo. Il fuoco deve essere moderato.
Dobbiamo avere pazienza e aspettare il raggiungimento della temperatura. Verso lo sciroppo all'interno del cestello. Mi raccomando, facciamo attenzione a non bruciarci. E avviamo subito la planetaria. Dobbiamo lavorare l'impasto fino al raffreddamento, ci vorranno circa 15 minuti. La temperatura da raggiungere è di 103 gradi. La temperatura dello sciroppo è di 103 gradi. Dopo 15 minuti andiamo ad inserire metà zucchero a velo. E continuiamo ad impastare. Ogni tanto con la Marisa andiamo a dare una mescolata. Adesso posso aggiungere l'ultima parte di zucchero a velo, solo quando il composto, vedete, è liscio. Avviamo di nuovo la planetaria. Bene, l'impasto è pronto. Adesso lo versiamo sul piano da lavoro e lo lavoriamo un pochino con le mani. Lo lavoriamo in questo modo, mettiamo anche, per evitare di farla appiccicare al piano da lavoro, un po' di zucchero a velo. Lo lavoriamo così. Vedete che bello? Super soddisfatta. Le mie ricette sono infallibili. Bene. Formiamo un salsicciotto. Formiamo un salsicciotto in questo modo. Ad inserire all'interno di un sacchetto per alimenti, lo lascio riposare per 15 minutini e dopodiché lo vado a preparare la frutta martorana. Bene, possiamo iniziare a formare la frutta martorana. Qui ho gli stampi della pesca, albicocca, fragola, limone e banana. Mettiamo un attimo da parte. Ci servirà anche un tarocco.
Adesso preleviamo un pezzo di impasto. L'altra parte la chiudiamo. Mettiamo un po' di zucchero a velo in questo modo e formiamo un salsicciotto così. Tagliamo. Come prima cosa andrò a fare la fragola, quindi vado a mettere al suo interno un po' di zucchero a velo per evitare che attacchi. Potete mettere anche la pellicola trasparente, ovviamente. Dopodiché prendiamo il nostro impasto, lo inseriamo all'interno. Vado a togliere l'impasto in eccesso. Diamo la forma bombata della fragola, premiamo un po' e dopodiché dovrebbe venir via la fragolina. Dopo, con il pennello andiamo a togliere lo zucchero a velo in eccesso. Vedete che carina? Prendiamo un vassoio, spolveriamo il vassoio con lo zucchero a velo e posizioniamo la frutta. Ecco la fragolina, vedete? Adesso andiamo a preparare un altro tipo di frutta. Rifiliamo i bordi per bene. Prossima frutta andrò a preparare l'albicocca. Sporchiamo un po' lo stampo. Schiacciamo bene. Togliamo l'impasto in eccesso. E dopodiché lo togliamo. Ed ecco l'albicocca. Vedete che carina? Aggiustate i laterali dando la forma più precisa possibile e l'adagiamo anche questa all'interno del vassoio. Questa è invece la pesca. Adesso facciamo il limone. Quindi metto sempre lo zucchero a velo per evitare che si attacchi. Prendo l'impasto e lo adagio all'interno, schiaccio per bene. E dopodiché lo tiriamo fuori. Guardate, togliamo con un coltellino l'eccesso di pasta. Portiamo verso il dentro l'impasto, diamo la forma
Ed è quel limone. Che carino! L'ultimo stampo che è rimasto è la banana. Quindi sempre lo zucchero a velo. Schiacciamo per bene. Molto delicatamente lo tiriamo fuori. Togliamo quello in eccesso. Siamo. Ed ecco la banana. Adesso io continuo a fare tutti gli altri fino al termine dell'impasto. Ho realizzato tutti i frutti, fragola, albicocca, pesca, limone e banana. Sono venuti due vassoietti, come potete vedere. Sono stata brava, per essere la prima volta super soddisfatta fino a questo momento. Poi per la colorazione non si sa. Adesso li lascio asciugare per 24 ore a temperatura ambiente. Quindi li lascio così a temperatura ambiente per 24 ore. Sono trascorse 24 ore da quando abbiamo fatto la frutta martorana. Si è asciugata. Adesso dobbiamo andarla a colorare. Qui mi sono preparata i pennelli, il colorante in polvere, il bianco, il verde, giallo, rosso, verde prato, arancione e il giallo uovo. Poi ci servirà anche dell'alcol puro e il colorante nero. Il colorante nero non ho trovato quello in polvere, ma quello liquido. Adesso, siccome non l'ho mai fatto, questa è la prima volta, prima di andare a registrare andrò a provare il colore per vedere come viene e dopo io vi spiego tutto. All'interno del piatto ho messo un po' di colorante giallo. Vado a mettere una goccia di alcol puro, proprio pochino. Una goccia. E adesso con il pennello vado a mischiare i colori. Ne mettiamo ancora un pochino. Che più che giallo mi sembra arancione. Allora, qua risulta arancione. Vediamo quando lo spennello, quando coloro la frutta, che succede. Intanto prendo un altro pennello e vado praticamente a togliere lo zucchero a velo in eccesso. Vado a colorare la frutta. Vediamo se si asciuga, come diventa questo pezzo della banana verde.
lo lascio asciugare, vediamo se ritorna giallo, anche se già comunque vedo che sta ritornando a essere giallo. Continuo a colorare tutte le banane prima, quindi anche se voi vedete arancione, non appena si asciuga cambia di colore, si sono colori magici. Se poi non dovesse cambiare colore vuol dire che avremo delle banane speciali. Comunque adesso vi faccio vedere quello che ho fatto prima, che sta asciugando e sta diventando giallo, che nella carta c'era scritto giallo, quindi a meno che hanno sbagliato, ma non penso proprio. Continuo fino al termine delle banane. Adesso dobbiamo colorare il culetto delle banane, quindi all'interno ho messo un po' di marroncino con qualche goccia di alcol e adesso con il pennello prima vado a colorare questa parte sotto. In questo modo. Dopodiché vado a fare qualche striatura. Adesso dobbiamo preparare la parte alta della banana. Quindi metto un po' di verde e un po' di colorante, di alcol. Vado a mescolare. Guardate però già che sono carine. Ho fatto anche le striature con il marroncino qui. Vado ad aggiungere un altro pochino di alcol. Anche se di verde non ha niente, però siamo fiduciosi che mettendolo sulla frutta martorana diventerà verde. Quindi vado a colorare questa parte. Incrociamo le dita e speriamo che diventi verde. Colori magici in pratica. Che vedete? Sta asciugando e sta diventando verde. Adesso vado a fare il limone. Ho diluito un po' di colorante giallo sempre con l'alcol. Metto l'alcol che funge da conservante e vado a spennellare. Vedete che sta diventando giallo? Sono colori magici questi. Dovete diluirlo bene. E lo lasciamo asciugare. Adesso vado a fare la fragola. Quindi colorante rosso, alcol puro. E vado a colorare.
Ed ecco come si presenta la frutta marzorana dopo essere stata colorata. Questa è la banana, guardate che carina. Poi abbiamo la fragola e ancora devo andare a mettere la fogliolina sopra. Il limone quello giallo, il limone quello verde. Poi abbiamo le albicocche, vedete che sono carine. La pesca, ho fatto sia questa qua, rosé, e sia la pesca gialla. Adesso lascio asciugare per bene il colore, dopodiché vado a passare la gomma arabica, che praticamente è un lucidante. All'interno di un bicchierino ho inserito 10 g di gomma arabica con un pochino di acqua. Ho fatto sciogliere il tutto e adesso vado a spennellare questo lucidante sopra la frutta martorana. Ho messo anche le foglioline sopra la fragola nei limoni e adesso vado a spennellare con il lucidante. Se volete vi metto sotto nell'info box il link dove ho acquistato la gomma arabica. Faccio la stessa cosa anche con tutti gli altri, quindi con i limoni, mi raccomando, i pennelli devono essere ognuno del proprio colore, perché una volta che si passa il lucidante comunque perdono un po' di colore, appunto. Ho passato su tutta la frutta martorana il lucidante. Adesso lascio asciugare per bene. Guardate la castagna, questa l'ho realizzata a mano. Nella diretta che avevo fatto avevo detto che ci provavo. E diciamo che sono soddisfatta. Vi avevo detto anche che sarebbe stata comunque una ricetta dolce, perché la frutta martorana è dolce, però assaggiandola devo dire che rispetto a quelli che vendono qui si sente più la mandorla piuttosto che la dolcezza. Sono dolci ma non troppo. Il lucidante si è ben asciugato, guardate. Guardate che sono carine, il limone, la fragola. Bene, adesso vado a prendere uno scatolino come questo e vado ad inserire all'interno la frutta martorana. E la mia frutta martorana è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e poi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!